ripeto il titolo del libro, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardega, dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paolini. Siamo a pagina 94, capitolo decimo. Ecco, a te la parola. Sì, questo capitolo che ho intitolato Quel bagliore inconsueto nel cielo narra del periodo in cui Giuseppe e Maria, dopo la nascita a Betlemme, dopo la presentazione di Gesù al Tempio, tornano a Betlemme e vivono lì alcuni mesi e poi appare questa stella e ricevono la visita di magi. Allora, all'inizio parliamo parla Giuseppe, come sempre, no? E Maria era con il bambino, si intitola così la sua parte, no? Allora, dopo la presentazione di Gesù al Tempio, tornammo a Betlemme. Avevamo già trovato una casa dignitosa e con Maria pensavamo di stabilirci lì. Avevo lavoro e parentele con cui cercavo di prendere i rapporti. Betlemme era la città di Davide, dove Dio aveva voluto che nascesse suo figlio. Il bambino cresceva, contemplavo Maria che lo allattava. Era una scena che mi commuoveva profondamente. Io quando ho scritto questa parte del libro mi sono ricordato, ecco, del pellegrinaggio a Betlemme, dove senz'altro la parte più visitata è il luogo della nascita di Gesù, però poi c'è un luogo dove la tradizione dice che può essere questa casa dove poi hanno vissuto dopo la grotta di Betlemme, no, alcuni un po' di tempo, e si chiama la grotta del latte, ecco, queste reti un po' più bianche, no? La tradizione dice che una goccia di latte di Maria può averle imbiancate e così. Ecco, comunque, quindi, ecco, Giuseppe continua a dire, in quella casa, data la vicinanza, venivano spesso a trovarci Elisabetta e Zaccaria con Giovanni, che giocava con Gesù. Ecco, quando ho scritto queste cose, naturalmente mi ricordavo di tanti quadri, no? Che fanno vedere queste immagini della famiglia di Nazareth insieme alla famiglia di Elisabetta e di Zaccaria, così in piacevole normalità, no? Contemplavo Maria e lei guardava me. La guardavo, donna dell'ascolto, vicino alla culla di Gesù, fatta a mano da me. Ecco, questo modo di donna della Maria, donna dell'ascolto, è una famosa nome di Maria, no? Anche nella tradizione anche liturgica, anche spirituale. A me piace mettere in evidenza così che Maria ascolta le parole nostre, le parole di Giuseppe, ma e di Gesù bambino, ma ascolta anche, tra virgolette, i nostri sguardi, no? Giuseppe la guarda e lei recepisce e riceve con gioia il suo sguardo, no? Anche noi la guardiamo spesso, no? Nei suoi quadri, nelle sue immagini e anche mentalmente nella nostra preghiera. E Maria, ecco, ripeto, la guardavo, donna dell'ascolto, vicino alla culla di Gesù fatta a mano da me. Maria lì accanto, mentre accudiva il figlio, ascoltava i suoi versi da bambino che tenta di parlare. Pensavo, che meraviglia, ascolta Dio nei versi di un infante. Fu il luogo dove Gesù disse le sue prime parole. La prima, Amma, la rivolse a Maria, e poi Abba, a me. Andò così, lo avevo preso in braccio e lo facevo volare in alto per riprenderlo fra le mie braccia. Lui era felice e sicuro. In uno di quegli atterraggi disse, inondandomi di commozione, Abba, papà. Mi sentivo diventare ogni giorno di più il suo papà. E eccomi, io ho in mente tante immagini, no, di papà che giocano con i loro bambini e danno in questo modo ai loro bambini proprio la sensazione di essere sicuri tra le braccia del padre. No? Così anche Gesù, immagino, abbia avuto questa esperienza umana con Giuseppe di stare tra le braccia del padre, così come lui, come Dio, sta nel seno del padre. Quindi
l'esperienza divina viene poi, diventa anche per Gesù l'esperienza umana. Quando apparve quella nuova stella nel cielo, c'era molta eccitazione in paese, si rincorrevano varie ipotesi e congetture astronomiche per spiegare quel fenomeno astrale, e temevo che collegassero i dati del cielo con la nostra presenza in quel luogo. Poi gli dicevo che eravamo una famiglia del tutto normale, per loro non avrebbero avuto nessun sospetto. Quindi immagino che da questa stella cometa famosa di cui parla il Vangelo, la stella dei Magi, e in qualche modo viene vista prima anche da Giuseppe e dai paesani di Betlemme. Proprio in quei giorni arrivarono i Magi dall'Oriente con la loro carovana e non passarono inosservati. Li intercettai dalla mia bottega che dava sulla via, dal rumore del gruppo, dalle richieste di informazioni. Mi si capiva la fatica nella nostra lingua. Cercavano un neonato della stirpe di Davide. Con Maria eravamo ormai abituati a ogni sorpresa, a lasciare fare a Dio e a fidarci di Lui. Intuì che cercavano Gesù. Li introdussi nella mia casa. Poi pensavo, cercherò di capire come sono arrivati fin qui. Cercavo di mantenere il più riservata possibile quella visita. Maria era con il bambino e mostrai loro madre e figlio. Mi mise in disparte, io non ho alcun ruolo, riflettevo, non devo mettermi in mostra, non voglio che loro mi mettano in evidenza in questa vicenda. Perché io mi sono immaginato un po' questa scena in cui Giuseppe sta un po' in disparte proprio a partire da quella frase del Vangelo di Matteo che adesso leggiamo, che io ho messo nel libro. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi il Vangelo mette in evidenza Maria e il bambino, no? Nella visione dei Magi, e allora mi sono immaginato questa scena familiare in cui Giuseppe mette in evidenza Maria con il bambino per questi ospiti e lui si tiene anche in disparte. No? Prendemmo in consegna quei doni con molto imbarazzo, non dovevate, non possiamo ricambiare, ma era evidente che li volevano dare a Gesù. Offrì loro di restare da noi per la notte. Ci raccontarono come avevano interpretato i segni delle stelle nella loro terra e altre profezie che avevano sentito sul re dei Giudei, come erano soliti dire i popoli stranieri per riferirsi al re di Israele. Così c'è questa piccola differenza lessicale, no? Che, ecco, che gli altri dicevano re dei Giudei, invece re di Israele, per quelli che appartenevano al popolo di Israele, si esprimevano così, no? Si erano fermati a Gerusalemme e avevano incontrato Erode, che aveva consultato i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, i quali gli avevano risposto citando Michea, e qui mi riferisco a quella profezia così famosa che leggiamo tanto spesso anche, cioè, nel tempo di Natale. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Erode aveva dato loro l'incarico di trovare il bambino e poi di tornare a informarlo perché anche lui potesse andare ad adorarlo. Maria e io trasalimmo di paura. Loro se ne accorsero. Li mettemmo al corrente che Erode aveva fatto uccidere i propri figli Alessandro e Aristobulo perché temeva che potessero togliergli il trono. Conoscendolo, il suo proposito era una evidente falsità. Loro rimasero pensosi, si dissero che erano stati ingenui, esperti di stelle e di cielo, ma poco pratici delle miserie della terra. Il loro programma di tornare a Gerusalemme da Erode fu messo in discussione dalla nostra reazione. Il giorno successivo ci confidarono che nella notte, in sogno, tutti loro avevano avuto l'avvertimento di non tornare da Erode. Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Questo è come dice il Vangelo di Matteo, nel capitolo secondo, versetto 12. Allora, questo è
è un momento così, a me colpisce molto, meditando e scrivendo questo libro, non meditando di nuovo su questo mistero della vita di Gesù, di Giuseppe e di Maria, come si mescolano nella loro vita, come anche nella nostra, quindi le cose bellissime, pensate quanto noi, l'Epifania, no, che è una festa grandiosa, dai tantissimi significati, molto belli, molto grandi, e si mescolano queste cose belle con il dramma che quella immagine ha poi provocato, quello che sappiamo, no? La fuga in Egitto, la strage degli innocenti, eccetera. Io ho preferito, appunto, in questa, dando seguito a questo stile di vedere nella storia di Giuseppe di Maria più appunto la loro storia d'amore, che è intessuta anche non solo di momenti belli, di tenerezza, di scambio di parole dolci, ma anche di drammi vissuti insieme, no? Per cui, ecco, ho dato un tono a questa Epifania, un tono molto ordinario, molto normale, no? Molto, a questo punto in parte là, invece la testimonianza di Maria sempre sullo stesso periodo, su quei mesi. Avrei venuto a Giuseppe accanto a me, l'ho intitolato. Che belli quei mesi, dice Maria, dopo l'incontro con Simeone e Anna nel Tempio, una volta tornati a Betlemme. Che belli quei momenti familiari con Elisabetta e Zaccaria nella nostra casa. Furono i mesi in cui Gesù imparò a camminare. Gli tenevo le manine e lui muoveva fiero e ridente i suoi passi incerti verso Giuseppe, che lo aspettava felice, accovacciato, con le braccia aperte. Ah, si capisce che ho in mente quel famoso quadro di Van Gogh, no? In uno di quei momenti mi disse: davvero è questo il Dio di Isacco e di Giacobbe? Io gli sorrisi guardandolo, sì, e lo strinsi con tenerezza per fargli coraggio. Ecco, a me piace così mettere in evidenza anche in Giuseppe un po' questo stupore, questo crescere nella fede. D'altra parte anche lui partecipa di questo stupore, che in lui diventa fede, no? Credo che questo è il figlio di Dio fatto uomo, e poi lungo questi più di 2000 anni di storia della Chiesa sappiamo che ha scandalizzato tanti, no? Tanti che sia credenti, no? Pensiamo al vescovo Nestorio, no? Che non si dava pace pensando che il Dio trascendente, creatore del cielo e della terra, potesse essere un bambino indifeso e bisognoso di tutto, e quindi creò quella teoria in cui erano in realtà le due persone, cioè le due nature non facevano una sola persona, cioè lei era madre solo dell'uomo Gesù, no? E poi allora si radunò ad Efeso il concilio famoso, che invece disse: no, quel bambino è veramente Dio, e quindi Maria la possiamo chiamare madre di Dio, Theotokos. E da allora cominciarono a dipingersi tutte quelle infinite immagini di Maria col bambino e con la madre di Dio. E pensiamo per esempio a Giuseppe Mazzini, no? Che si scandalizzava, non credeva che poteva un Dio farsi nuovo, no? Cioè lui che pensava, questo grande architetto dell'universo, impensabile che fosse un bambino, no? Quindi questo mistero dell'incarnazione ha veramente, diciamo, affascinato i credenti e anche scandalizzato chi non ha voluto accettare che Dio si potesse fare un bambino, sorprendere questa piccoletta, no? E io penso che anche Giuseppe un po' si fa aiutare da Maria a dire di sì a questo mistero della fede, no? Quando arrivarono i magi, prosegue Maria, Gesù si teneva già sulle sue gambe, anche se volentieri stava tra le mie braccia, soprattutto davanti a sconosciuti, e come fanno i bambini che sono, ecco, davanti agli sconosciuti si stringono alla mamma. Io rimasi a bocca aperta nel vedere quei personaggi stranieri e colti che si inchinavano come davanti a un re. Come vedete, io metto l'Epifania, la immagino quando Gesù bambino è già più cresciuto, ecco, quindi non come noi la festeggiamo pochi giorni dopo il Natale, ma con un Gesù bambino già con diversi mesi di crescita, no? Avrei voluto che Giuseppe rimanesse accanto a me, ma lui stava dietro di loro, controllava la porta, osservava la situazione da lontano, no? Immagino che questo Giuseppe comincia a essere anche un po' preoccupato, no? di questa eccessiva notorietà che può circondare la sua famiglia. Voleva che loro guardassero il bambino con sua madre, lo capivo. Quando Gesù si svegliava al mattino, gli cantavo, ripensando alla sua nascita, le parole di Isaia. Ecco, io
ho messo quelle parole bellissime di Isaia che vengono anche usate nella liturgia come profezie dell'Epifania, le ho fatte diventare ninna nanna di Maria per Gesù, no? Quindi Maria dice quando Gesù si svegliava al mattino, dico ninna nanna oppure canto, della, ecco, canto questa al mattino, viene, ripensando alla sua nascita, le parole di Isaia. Alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Maria canta queste parole al bambino Gesù. Dopo l'incontro con i magi, continua Maria, nei tempi sereni, perché nel frattempo poi ci sarà la fuga in Egitto, imparai ad aggiungere le parole successive che, come dire, appaiono un po' ancora più come una profezia di quella visita d'immagine. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti, qui, quei regali ricchi dei magi. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Ma quella notte Siamo sempre Isaia 60. è sempre il bravo Isaia 64,6, che mette un po' nell'andambra di Maria come canto a Gesù. Ma quella notte, dopo il loro passaggio, fu agitata, con Giuseppe intuimmo che quel tempo di pace a Betlemme stava per finire. Ecco, io penso che, insomma, a tutti noi capita, nelle vicende della vita, di avere delle notti un po' agitate, delle preoccupazioni. Mi sembra bello pensare che nella normalità della famiglia di Nazareth anche Giuseppe e Maria hanno avuto queste preoccupazioni, no? E quindi li sentiamo vicini anche per questo. Era stato un dono immenso, una possibilità di rifiatare dopo le fatiche quei mesi a Betlemme, di costruire la vita quotidiana della nostra famiglia lontano dalle incomprensioni e dalle chiacchiere di Nazareth, anche se non erano mancate neppure a Betlemme. Un'oasi di pace per i primi mesi di vita di Gesù, come insegna Coelet, tutto al suo momento, Coelet 3:1, tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Ecco, vedete, quindi, ecco, io mi immagino Maria Giuseppe che, scusate Maria, che prende sempre nutrimento dalla Sacra Scrittura, dalla sapienza divina che diventa parola umana, è una parola di Dio, detta con parole di uomini, e che ci dà orientamento nei problemi della vita, no? Quindi ci sono tempi diversi nella vita, no? E mi domandavo, dice Maria, quale tempo comincerà per noi adesso? Un tempo per demolire, un tempo per costruire, Coelho dice, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare lutto, un tempo per danzare. Ne parlai con Giuseppe quella sera. Facevamo fatica entrambi a prendere sonno. E ricordammo anche quel versetto, sempre Coelho, c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. E ci dicemmo che Gesù era venuto a completare quelle parole, a instaurare il tempo dell'amore per sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Questo pensiero ci rassicurò, avevamo trovato la soluzione, cioè loro dicono, beh, c'è sempre, con Gesù è sempre tempo per amare, no? Non ci sarà, ecco, questo lo vedo anche in questo come un completamento, quello che Gesù arriva nel Nuovo Testamento che perfeziona l'antico, che lo completa, che lo migliora. E Gesù che viene a dire che è sempre tempo per amare, no? Quindi Giuseppe e Maria si dicono l'un l'altro, qualunque cosa succeda, comunque cerchiamo di amare, no? Anche nelle difficoltà, anche nell'incertezza del futuro, no? Guardammo Gesù nella sua culla che dormiva beatamente.
anche questo ci diede speranza e riuscimmo a prendere sonno. E con, più di una volta penso, ma in questo libro metto in evidenza come il guardare Gesù per Giuseppe Bernaia diventa un modo di, anche se è un Gesù appunto bambino che insomma, ancora non parla o dice solo le prime parole, però è un modo per guardare Dio, possiamo dire così, e per avere la rassicurazione. Io sono sicuro che questo è un'esperienza anche che molti genitori fanno, cioè i bambini, soprattutto quando sono piccoli, ma non solo, e sono una, anche se nel caso di tutti quanti, rispetto al bambino non sono Dio incarnato, però sono persone che, cioè, che danno ai genitori, possono dare ai genitori le parole di Dio, no? Nella bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode, dice la parola di Dio. E in effetti a volte i genitori ricevono dai figli piccoli, anche solo dal loro sorridere, dal loro giocare, dalla semplicità del loro essere, dalla gioia della vita che loro sprizzano da tutti i pori della loro pelle, o anche, anche dalle prime notte, no? Interiore, cioè questo passare dal pianto al riso, questo, i primi capricci che poi dopo in qualche modo vengono dalla stessa attenzione del papà e della mamma, vengono aiutati a superarli, no? Ricevono dai bambini, dai loro figli, un grande aiuto per la loro vita. Cioè, Dio parla ai genitori anche attraverso i figli, no? Quindi io nella vita di Giuseppe Maria ho messo in evidenza come sta nel Vangelo, ma come questo mistero. Dio parla a loro all'inizio in modo diretto attraverso l'angelo, no? Poi avrà continuato a farlo nell'intimo del loro cuore, si capisce, però quando deve dire qualcosa di importante arriva attraverso altri, no? Pastori, i magi, ecco, Simeone, Anna, però poi comincia a parlare loro anche attraverso Gesù Bambino, chi parla continuamente, no? Attraverso il bambino Gesù, guardammo Gesù nella sua culla che dormiva beatamente, anche questo ci dà speranza e riuscimmo a prendere sonno. Quindi il sonno di Gesù bambino, beato tra l'amore del papà e della mamma, dà a Maria e a Giuseppe che sono angosciati un messaggio di speranza. Ecco, io mi immagino questa notte dopo la vita di Maria angosciata, no? Un po' preoccupata, che viene però calmata dalla Sacra Scrittura, dal dialogo tra noi due, Giuseppe e Maria, e dalla vista di Gesù bambino che trasmette loro pace e speranza. Bello, molto bello. Allora adesso ci sarà poi la puntata sulla fuga in Egitto, o sbaglio? Esattamente, la puntata sulla fuga in Egitto, bravo, subito dopo decideranno, sì, ci sarà la decisione della partenza, l'annuncio dell'angelo e poi quel dramma della fuga in piena notte che descrive nel capitolo successivo. Sei stato parecchie volte tu in Terra Santa? No, sono stato poche volte, anche se adesso vorrei andare di più, adesso che avrò anche potrò avere più occasioni, ecco, perché per fino adesso anche gli incarichi sacerdotali che avevano erano molto legati anche a un lavoro anche d'ufficio che esigevano una presenza stabile. Certo. E quindi penso che l'esperienza è sempre affascinante e soprattutto vedo quanto i gruppi che vanno, cioè veramente è una grande esperienza di conversione, Gesù nella sua incarnazione entra nel cuore attraverso i luoghi. Certo, allora una bella benedizione e poi dopo registreremo la puntata del 15 agosto. Benissimo, allora io do la benedizione a te e a tutti, allora la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di te, su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, sui loro cari, e su tutte le loro intenzioni di preghiera, e rimanga sempre. Amen. E grazie infinite, Don Andrea. Arrivederci, grazie a te, Don Tino.